interessava sempre come dire, le gravere di Piombo. Cioè, era quel territorio tra la Ghisola e l'Erasca lungo il fiume Po. E andava in là, poi chiaramente poi giocavano a carte, non solo facevano la corte, giocavano a carte e bevevano un po' di vino. Poi mi contava, quando arrivavo qua, attraversavo lì la gravere e a un certo punto avevano un mantel e arrivavano lì, a un certo punto poi mi avevo già pur perché sapevo che lì era i cavalieri infuocati, chiamavano. I cavalieri infuocati mi piavano da re, allora mi curio, 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 e loro sempre da re, sempre da re, sempre più ru, sempre più feu, sempre più feu. Allora dicevo, arrivavo qua e mia madre diceva, a certo una vis de masche. E allora arrivavo a casa, ero tutti da, e andavo a dormire e la mattina mi ricordavo Papinè. E tutte le volte mi prendeva in braccio e mi raccontava questa storia, che ormai era diventata storica, perché lui veniva a trovarmi la domenica mattina e tutte le domeniche mattina mi raccontava questa storia per anni, dei cavalieri infuocati.